Se per strada si corre la Stratorino, sul fiume si pagaia con la Strato River, che quest'anno si presenta con la sua seconda edizione, un programma di regate sul Po che si svolge nel capoluogo piemontese sabato 21 e domenica 22 ottobre. Dedicata agli appassionati del canottaggio, l'iniziativa è stata presentata a Palazzo Lascaris nel corso di una conferenza stampa cui ha preso parte il presidente dell'Assemblea regionale, Mauro Laus. Tra i partecipanti all'evento spicca la presenza dell'equipe costituita dalla Dragonette Torino Onlus, composta in gran parte da donne operate al seno, che intendono sfatare il mito che per chi abbia subito l'esportazione parziale o totale del seno a causa del cancro non sia possibile sostenere un'attività fisica. Gli obiettivi di questa manifestazione, vabbè, intanto divertirsi sul fiume, che è una cosa meravigliosa a Torino. Seconda cosa è quella di promuovere lo sport come medicina di prevenzione su tutti i fronti di malattie, da quella tumorale, dove siamo in questa manifestazione di quest'anno molto legati perché daremo un contributo al centro ricerca di Candiolo, avremo la presenza delle dragonette, donne tostissime sui dragoni. L'altro obiettivo è quello di valorizzare il fiume e di portare a Torino tanta gente sul fiume. Ci sono tante città in Europa che i fiumi li stanno sfruttando in maniera intelligente e coordinata, regalandoli alla popolazione per permettergli di sfruttarli, divertirsi e utilizzare una zona naturale che ancora esiste ed è molto bella, e noi stiamo cercando di fare tutto questo. La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha costruito l'Istituto di Candiolo, un centro oncologico di assoluta eccellenza situato alle porte di Torino. L'Istituto di Candiolo è stato realizzato solo e esclusivamente grazie alle donazioni dei piemontesi. Iniziative come la Strato River ci permettono di raccogliere importanti fondi perché la ricerca possa fare passi avanti importanti per sconfiggere questo tremendo male. Allora, noi siamo stati molto contenti di partecipare per la seconda volta alla Strato River. Noi siamo Dragonette di Torino, siamo una squadra di donne in rosa, cioè di donne operate di cancro al seno, che combattono e cercano di ritornare a vivere come prima e meglio di prima dopo il cancro al seno. Lo facciamo in un modo un po' inusuale, cioè all'interno di un dragombo, cioè questa lunga canoa sul Po. Quindi l'invito che facciamo tutto quanto, a maggior ragione perché questa manifestazione va anche in favore della ricerca sul cancro di Candiolo, quindi partecipate, fate vivere il Po sull'acqua, lo sport come stile di vita, assolutamente. Con le dragonette possono essere un esempio vivente di quanto effettivamente lo sport possa aiutare, sia da un punto di vista non solo fisico ma soprattutto emotivo, emozionale e psicologico.